Ciao, dal mio laboratorio creativo oggi vi farò vedere un lavoretto artistico che potrete fare anche in classe con gli alunni della quinta della scuola primaria, perché in quinta solitamente si studia la Grecia e quindi questo lavoretto potrebbe essere inerente anche allo studio di quest'anno scolastico. Cosa dobbiamo fare? Prendiamo un vasetto. Io ho avuto l'occasione di avere dei vasetti di recupero da un vivaio e quindi riciclerò questo vasetto, però in realtà non è un vero e proprio riciclo, ma è una decorazione che andremo a fare. Quindi ho lavato il vasetto per bene, l'ho asciugato e adesso cosa ho pensato di fare? Ho ritagliato delle immagini inerenti alla Grecia per ricreare un facsimile di vasi greci. Ecco, ho stampato queste immagini, la colonna, la lira, una nave, il profilo di una donna greca e poi ho preso alcuni fogli di carta carbone. Quindi cosa andiamo a fare? Prendiamo il nostro vasetto, appoggiamo la carta carbone, la fermiamo su entrambi i lati con un pochino di scotch. Stessa cosa andiamo a fare con il nostro disegno. Lo appoggiamo e lo fermiamo con altri due pezzettini di scotch. Avremo il disegno con sotto la carta copiativa. Adesso semplicemente con una penna, una matita, andiamo a ripassare tutti i contorni del nostro disegno. Dopodiché togliamo la carta, togliamo anche la carta carbone e sotto ci apparirà il disegno ricalcato. Ed ecco qui il nostro disegno. Adesso con un pennarello indelebile, io ne utilizzerò due, una punta media e una punta fine per i dettagli più piccoli, vado a ripassare tutto il disegno che abbiamo ricalcato. Ed ecco completato il nostro profilo greco. Adesso voglio rifinire questa parte con una greca. Per tracciare una greca molto facilmente, soprattutto per fare ecco questo lavoretto ai bambini, io consiglio di fare due fasce nel bordo superiore, due fasce, una in questo superiore e una in questo inferiore. Le andiamo a rimarcare queste due fasce. Parto dalla fascia superiore, ad esempio, vado a fare una linea e una T capovolta. Dall'altra parte lascio qualche millimetro, un'altra linea e un'altra T stavolta non capovolta, dritta. Quindi proseguo per tutto il giro del vaso, del bordo. Eccolo qui. Volendo sul retro possiamo anche fare un altro di questi disegni per completarlo e renderlo ancora più ricco. E per concludere questo video volevo salutare una classe di bambini meravigliosi che mi hanno insegnato davvero tanto. Un saluto e un abbraccio speciale a Domenico, Giulia, Anna, Antonio C, Gabriele, Maria, Rebecca, Salvatore, Maria Pia, Elisa, Caterina, Crystal, Antonio P, Matteo, Martina
e Vincenzo. Un bacione a tutti voi. A presto con un mio prossimo video. Ciao!